La Madonna Immacolata, così come l'ha voluta Sant'Antonio Maria Agenelli nella chiesa del seminario di cui è protettrice. Quando parliamo del titolo di chiese dedicate o meno, non parliamo necessariamente di patronato. Il santo che è titolare quasi mai è il patrono di quella comunità. Però su questo la Chiesa è molto attenta perché con parsimonia nei secoli ha concesso patronati a città, a paesi, a diocesi certamente. Cioè ha riconosciuto il Papa del momento che quel santo, quella santa oppure la Madonna potevano rappresentare un intercessore valido in cielo per quella comunità. E invece in molte parrocchie si parla per esempio della Madonna sotto questo o quel nome come patrona, ma non ci sono dichiarazioni della sede apostolica in questo senso, se non per alcune. La Madonna dell'Orto, certamente, in quanto fu la città stessa nel 1643 che volle affidarsi alla Madonna dell'Orto e la Santa Sede ha sempre, come dire, riconosciuto però tacitamente tutto questo. La Madonna di Montallegro è patrona di Rapallo e di tutto il suo antico capitaneato e qui c'è un documento pontificio del 1739. La Madonna dei Miracoli, patrona di Cicagna e in un certo senso anche di tutta la valle Fontanabuona, Santa Margherita, Vergine Martire, protettrice di quella parrocchia, di quella città e di quel comune, intendo Santa Margherita Ligure. San Giorgio, protettore di Portofino, non c'è nulla di scritto, ma almeno dal X secolo c'è questo culto invalso. E degli altri c'è la storia, ci sono i secoli. Stefano, per esempio, a Lavagna, e poi anche la Madonna del Monte Carmelo. Però non ci sono scritti. Così Nicola o Nicolò, che dir si voglia, per Sestri Levante, non ci sono scritti. E ancora altri qua e là. Per esempio è interessante il patronato di San Camillo dell'Ellis a Lumarzo, dovuto a questioni di affido a questo santo molto esperto di ammalati in circostanze di epidemia, o Santa Caterina da Genova per la parrocchia di Lorsica, o Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, per quella di Casarza, o Sant'Elena per alcune comunità, Campegni, Soglio, li definiamo questi patronati perché hanno un carattere specifico, ma anche questi difettano di un documento romano. Sono veramente pochi i patronati riconosciuti. L'ultimo è il patronato per tutta la Val Petronio di Sant'Agostino Roscelli, recentemente canonizzato, e di questo c'è un documento pontificio di non molti anni or sono. Protettore, patrono, vuol dire che questo santo noi lo impegniamo a lavorare per noi in paradiso, ma nello stesso tempo ci impegniamo anche, se possibile, per quanto possibile, ad imitarlo.